Ciao a tutti, benvenuti sul canale Armageddon Duelist Gaming. Mi scuso fin da subito se ogni tanto distolgo lo sguardo dalla telecamera, ma è perché mi sono fatto una scaletta per fare un discorso più lineare possibile. In sintesi, cosa tratta questo video? Volevamo organizzare un torneo domenica 15 marzo su DB, stile regionale, vista la situazione che si è andata a creare per il coronavirus. L'idea di organizzare un torneo del genere c'era già da prima di questa situazione, visto appunto questa situazione qui, scusate se mi ripeto ogni tanto, ci sembrava il caso di provare a vedere se era un format che poteva interessare o meno. Poi nulla toglie che se non riusciamo a organizzare per domenica 15 potremmo spostare a domenica 22 o se riusciamo farlo sia domenica 15 che domenica 22, vista l'uscita anche della nuova espansione, e quindi domenica 22 si potrebbe giocare con le nuove carte e il cambio di meta. Poi da aprile in poi il cambio addirittura dovuto alla Master Rule 5. Questo video passa sui nostri canali social e anche su YouTube. Quindi, per chi non conoscesse il canale relativo al gruppo dei tornei, nei commenti trovate il link che vi riporta la pagina Facebook Armageddon Duelist Gaming Tournament. Chi conosce già il format dei tornei che già degli alcuni tornei che abbiamo fatto appunto su questo gruppo, sa che questo format di solito è eliminazione diretta. E diciamo si può cambiare anche mazzo ogni turno. La differenza invece sostanziale che andremo a svolgere, che andremo a fare con questo regionale, è che questo tipo di torneo appunto assomiglia a un regionale reale. In che senso? Si dovrà inviare una decklist, ci sarà un arbitro, diciamo, che sarà a disposizione durante l'arco della giornata. Molto probabilmente sarà Amos di Napoli, penso lo conosciate tutti. E ci saranno dei premi che andranno suddivisi per la top 4 o top 8 a seconda del numero dei partecipanti. Questi premi molto probabilmente saranno in buoni cat market, pure per un fatto che mettere premi fisici andrebbe a diminuire il rapporto della quantità dei premi che possiamo mettere, perché c'è un discorso pure di spedizione poi, quindi di andare a coprire i costi delle spese di spedizione. Pure anche dovuto al fatto sempre del coronavirus che in alcune zone d'Italia non si può spedire, quindi penso che diciamo la soluzione più consona sia di dare dei buoni card market. Diciamo che sui social e su qualche gruppo avevamo fatto partire pure, diciamo, un messaggio per vedere la risposta di alcune persone, e da alcune persone era stato proposto il fatto di svolgere questi tornei con pochi turni, però noi vogliamo provare a fare un torneo stile regionale, con un costo che non dovrebbe essere il costo del regionale di solito, che è 20 euro, 15 euro, un po' più basso sui 10, 12 euro, quasi tutta la cifra, a parte i costi di gestione appunto dell'arbitraggio, alcuni costi di gestione del torneo, andrà data, diciamo, è divisa la top in buoni card market, naturalmente appunto escludendo le cose che ho detto prima. Quindi faccio un esempio su una cifra, poi non sappiamo ancora che cifra mettere, su una cifra di 12 euro più o meno 9-10 euro di quella cifra vanno sicuramente tutti in buoni card market, mentre 2-3 euro sono per i costi di gestione. Appunto, le differenze penso fra il torneo normale, per chi già li conosce, per i tornei che facciamo di solito, penso di averli detti. Diciamo le differenze sostanziali con un torneo reale. Allora, il vantaggio di un torneo su DB è che tutti possono giocare tutte le carte del meta, non ci sono costi per la costruzione del mazzo. Lo svantaggio, in maniera aperta, vi dico che è il problema di una connessione stabile.
Quindi per un fattore che a un torneo reale non abbiamo, come può essere quello della Lost Connection, ci sono delle regole specifiche che dopo spiegherò prima dell'inizio del torneo nei post relativi che metterò sul gruppo. Altre cose penso che non ci sono. Per qualsiasi domanda potete scrivere sotto al post o sotto i commenti a seconda di dove trovate questo video, quindi su YouTube, sul gruppo del team o sul gruppo dei tornei. Un altro ringraziamento lo faccio agli sponsor che sono Card Market, appunto, Eximate Card e WorkCards. Non li ripetiamo sempre solo perché sono i nostri sponsor, ma sono Card Market, penso lo conoscete tutti. Se vi dovete affidare, se dovete comprare qualcosa, è il sito di riferimento. Se cercate dei venditori seri e disponibili, WorkCards e Eximate Card sono sempre a disposizione, anche se li scrivete in privato. Per il resto penso che ho detto tutto. Se mi sono scordato qualcosa, mi ripeto, potete scrivere in privato a me, sotto i post o altro, cioè o sul gruppo, dove volete. Rispondiamo quasi sempre, nel limite del possibile. E niente, vi aspettiamo sulla pagina del torneo. Speriamo di riuscire a organizzare un torneo del genere che, ripeto, a parte il momento attuale, era una cosa che volevamo fare da tempo e, sempre ripetendomi, ha dei vantaggi che colma i gap per quanto riguarda la possibilità di comprare le carte a prezzi elevati, perché appunto qui non dovete comprare le carte, ma possiamo giocare tutti, ad esempio, 3 Storm, 3 Evoli senza spendere 400 e passa euro, nominando 6 carte del meta più usate. Però c'è il discorso della connessione, dove ci saranno delle regole precise anche lì. Un saluto a tutti, ci vediamo sui nostri canali e speriamo di riuscire a organizzare questo regionale. Ciao!